Ave Maria, ecco, salve a tutti, buongiorno. Riprendiamo quest'oggi la nostra seconda catechesi delle catechesi meditazioni quaresimali. Ecco il tempo favorevole, ecco il giorno della salvezza. E richiamo brevemente le tre tappe che vogliamo affrontare in questo nostro itinerario quaresimale. La prima riguarda la catechesi della volta scorsa, cioè abbiamo visto la Quaresima come cammino di conversione a Dio, e quindi l'abbiamo concepito come un ritorno verso il Padre. Poi la seconda meditazione, che sarà quella odierna, sarà sugli strumenti per il cammino, quelli che la Chiesa ci offre, a partire dal mercoledì delle ceneri, ma per tutto il periodo quaresimale, cioè l'elemosina, la preghiera e il digiuno, per poi concludere nella prossima meditazione sulla meta, la meta di questo percorso quaresimale, che è il Triduo Pasquale, la Settimana Santa, o meglio, la celebrazione del mistero pasquale di passione, morte e risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Ma entriamo subito in questo secondo appuntamento per vedere insieme questi tre pilastri, potremmo dire, della vita spirituale che il Vangelo di Matteo ci propone al capitolo sesto, che in realtà appunto sono proposte per tutti, ad ogni uomo, di ogni luogo e di ogni tempo, ma che poi la Quaresima ce li ripresenta in un modo forte. Però l'elemosina, il digiuno e la preghiera sono tre pilastri della vita spirituale. Credo che sia bene ricordare come la prospettiva che ci sta accompagnando in questi incontri. Vogliamo vedere ciò che la Chiesa ci suggerisce in questo tempo forte dalla nostra prospettiva carismatica, per scoprire che in realtà quello che la Chiesa ci chiede non è nient'altro di ciò che la nostra realtà, la nostra famiglia ecclesiale propone a ciascuno di noi, membri della comunità e coloro che vivono della nostra stessa spiritualità da vivere. Il ritorno al Padre, proprio della Quaresima, non è nient'altro che quell'invito che Maria ci fa di continuare con lei il progressivo cammino di conversione al Signore. La preghiera, il digiuno, l'elemosina potrebbero benissimo essere paragonati ai nostri tre ministeri di intercessione, espiazione e accoglienza, con i quali vogliamo offrire il dono della pace che abbiamo ricevuto. E così pure, infine, la meta, cioè il mistero pasquale, non è niente di diverso che proprio il momento culmine nel quale il Signore Gesù offre la pace. Lui che ha fatto la pace sulla croce e che è il primo dono che ci dà da risorto. E un'altra premessa necessaria, credo che sia dovuta, è quella di vedere questi tre pilastri, la vita spirituale, quindi l'elemosina, la preghiera e il digiuno, come strumenti che ci aiutano al cammino del ritorno al Padre e non come degli elementi che in se stessi ci danno la salvezza. Questo è molto importante. Cioè, ciò che è strumento deve rimanere tale, cioè deve aiutarci per questo cammino di ritorno al Padre. Ma questo è ciò che noi vogliamo fare, il ritorno al Padre attraverso il mistero pasquale di Cristo, e quella anche la meta, e abbiamo degli strumenti che ci aiutano sicuramente. Questo è molto importante per evitare invece quel fraintendimento che purtroppo spesso accade. In realtà Gesù stesso lo diceva proprio nel Vangelo di Matteo, che adesso riprenderemo, allorquando dice svela le seconde intenzioni. Cioè, non è il digiuno in se stesso, la preghiera in se stessa, l'elemosina in se stessa, perché se noi lo facciamo per un altro fine, per essere ammirati dagli uomini, per essere visti, no? In realtà abbiamo già ricevuto la ricompensa, dice il Signore. Mentre se noi li viviamo con amore, queste tre dimensioni lentamente ci trasformano e ci aiutano a configurarci a Cristo. Del resto c'è un altro testo del Vangelo che ci mette in guardia da questo pericolo, quello del notabile ricco, laddove nel Vangelo di Luca, capitolo 18, versetto 18, quel tale dice a Gesù: che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?
un po', se vogliamo, il peccato originale di chi è sicuro delle proprie forze e crede di potersi guadagnare con le proprie forze, pensate, la vita eterna. Cioè, cosa devo fare per avere? Sembra quasi un pelagianesimo ante litteram, cioè che io mi devo meditare, devo fare qualcosa per la salvezza, mentre sappiamo benissimo che la comunione con Dio è un dono gratuito che il Padre per primo vuole donarci. Ecco, fatte queste premesse, iniziamo a vedere questi tre aspetti che la liturgia ci offre, ma devo fare subito una precisazione. In questo contesto noi non approfondiremo nel dettaglio questi tre elementi, perché c'è tantissima letteratura dei padri, ma anche magistero recente e più remoto, c'è tanto. Tanto materiale su questi argomenti, per cui vi invito ad approfondirli. Come sempre, noi diamo qualche pennellata a partire dalla parola di Dio e poi vediamo qualche aggancio con la nostra vita. Allora, l'elemosina. Leggo subito quello che abbiamo ascoltato il mercoledì delle ceneri. Gesù ci diceva: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro. Altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Ecco, vediamo che questo testo che parla dell'elemosina nel segreto, in qualche modo ci dice che siamo chiamati a vivere, potremmo dire benissimo, la carità nel segreto, cioè siamo chiamati a condividere i doni che abbiamo ricevuto. E quindi questa condivisione di ciò che abbiamo ricevuto, lo capiamo bene, non si limita ad un atto puntuale, ma è una scelta preferenziale proprio per i poveri in senso ampio, perché noi abbiamo tanti doni, no? Per i poveri e che deve attraversare tutta la nostra vita. Quindi non un gesto limitato e puntuale, ma una dimensione trasversale che tocca tutta la nostra vita, per cui, come appunto ci dice il Papa, vogliamo fare una scelta preferenziale per i poveri. Ripeto ancora una volta, i poveri in senso ampio, perché ci sono tante povertà e quindi noi possiamo essere un dono per gli altri in tanti aspetti, possiamo condividere sempre i tanti doni che noi abbiamo ricevuto. Allora, cerchiamo di vedere la scrittura, alcuni passi che ci invitano appunto, ci indicano in quale modo possiamo condividere doni. Sicuramente un testo che non si può tacere è quello di Matteo, capitolo 25, dai versetti 31 a 46. Quel testo che ci ricorda, se vogliamo, il giudizio universale, con quel ritornello che si ripete più volte: l'avete fatto a me. È quel testo che in qualche modo ci indica quali sono le opere di misericordia corporale e siamo invitati a viverle, perché nel momento in cui noi davvero aiutiamo l'affamato, l'assetato, il forestiero, il carcerato e così via dicendo, l'avete fatto a me, l'abbiamo fatto al Signore Gesù. Non mi soffermo su tutto il testo al quale evidentemente rimando, ma ciò che voglio dire, voglio cogliere da questo testo, è la sorpresa che coglie in realtà entrambi i gruppi di persone, sia quelli che vengono messi alla destra, sia quelli che vengono posti alla sinistra. C'è una sorpresa perché si evince da questo testo anche da coloro che hanno dato da mangiare, hanno dato da bere, hanno visitato, hanno vestito, loro stessi diranno: ma Signore, quanto, quando abbiamo fatto tutto questo? Quindi c'è una sorpresa che ci fa capire che la carità non era intenzionale,
ma frutto di una pienezza che trabocca, che significa che questi uomini hanno vissuto in quel tempo una carità sicuramente volontaria, no? Ma non perché avevano riconosciuto Cristo, ma semplicemente perché c'era un cuore che traboccava di amore, per cui di fronte alle necessità del fratello si sono donati. E questo è interessantissimo, perché la vera carità, come ci dirà poi San Paolo, è gratuita. Non l'hanno fatto neppure perché in quel povero hanno visto Cristo. Cioè, non c'era neppure l'intenzione strumentale, ma c'era già un amore per quella persona, un fratello, un suo simile, e lì c'era veramente Cristo. Che bella questa sfumatura, no? Dove questa carità è proprio un cuore che è così pieno di amore che trabocca, non può fare a meno che traboccare. E infatti, nella risposta di Gesù, dice: in verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. È Gesù che dice: io mi identifico con i piccoli. Loro non lo sapevano, semplicemente hanno amato. Ecco perché ogni gesto di amore rende presente Dio. Quel canto famoso, dov'è carità e amore, lì c'è Dio. Questo è proprio vero. Qualunque gesto d'amore, da chiunque venga posto, anche da chi magari forse ancora non ha incontrato Cristo, in realtà viene reso presente Dio, perché Dio è amore. In realtà sta anche servendo Cristo senza saperlo, al pari dei personaggi di questa parabola. E così, per altro verso, anche gli altri che si sentono dire: via lontano da me perché non mi avete dato da mangiare, non mi avete dato da bere, loro protestano. Forse c'era un rifiuto esplicito, cioè hanno visto gente che soffriva e non l'hanno aiutata, o forse semplicemente non si sono neppure accorti. Pensiamo alla parabola che abbiamo ascoltato di recente del ricco Epulone e del povero Lazzaro. Sembrava quasi che neanche si fosse accorto della presenza di Lazzaro che stava ai piedi del suo banchetto, no? E anche questo qui è una grave mancanza, quando siamo troppo pieni di noi stessi neppure ci accorgiamo delle necessità degli altri. Quindi loro protestano. Dice: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, o nudo, o malato, in carcere e non ti abbiamo servito? Sembra quasi che questi uomini dicano: ma se ti avessimo visto, senz'altro ti avremmo aiutato. Ecco, il contrario di quelli di poco fa. La carità è gratuita. Certo, noi che siamo cristiani facciamo le cose anche per amore di Cristo, ma la carità deve essere gratuita verso tutti, anche nei confronti di chi non ha conosciuto Cristo. Ecco, questi uomini sembra quasi vogliano dire: ma quando mai ti abbiamo visto e non l'abbiamo fatto? Se ti avessimo visto, l'avremmo fatto. Non è così. E il Signore ci spinge ad una carità, ad una elemosina gratuita. Questi testi sono molto importanti per capire come possiamo contribuire al cammino di conversione in questo tempo di Quaresima, della nostra conversione, aprirci veramente a tutti. Perché il Signore dirà: ogni volta che non l'hai fatto a uno dei miei fratelli più piccoli, non l'hai fatto a me. Ecco, quanti esempi noi evidentemente abbiamo nella nostra società di oggi. Ma c'è anche un altro testo che ancora illumina, perché noi potremmo anche considerare: beh, in realtà in questi tempi difficili noi non abbiamo forse molti mezzi per aiutare, anche se questa potrebbe essere una scusa. Perché è un altro testo, quello di Marco, capitolo 12, versetti 41-44, ci fa capire che anche ciò che può sembrare irrilevante, poco, può essere prezioso agli occhi di Dio. È il testo della vedova che dà tutto, laddove Marco ci dice che Gesù era seduto di fronte al tesoro e osservava come la folla vi gettava monete e tanti ricchi ne gettavano molte. Quindi possiamo immaginare un po' la scena, probabilmente c'è un via vai di persone e poi nell'atto di gettare le monete nel tesoro probabilmente risuonava il rumore del denaro che cadeva su altro denaro.
E quindi c'era tutta questa scena. Ma improvvisamente, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. E come si sarà capito, forse dal suono tic-tic, o non so, si percepisce che questa donna povera, vedova, dà solo due monetine, un soldo, c'è nulla veramente rilevante. Ma Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Potremmo dire un colpo di scena. Cioè, agli occhi di tutti era evidente e oggettivo che quantitativamente gli altri hanno dato molto, molto di più. E questa povera vedova ha dato due spiccioli. Eppure c'è qualcos'altro, evidentemente, di fronte allo sguardo di Gesù per fare questa affermazione. Come dirà più avanti, Gesù ha visto il cuore, perché questa donna ha donato tutto quanto aveva per vivere. Ma ciò che mi colpisce, voglio condividere con voi, è questa scena in se stessa. Pensate, noi possiamo immaginare che questa donna era lì in punta di piedi, timida, timida, riservata, sicuramente non voleva farsi apparire. Chissà, forse provava anche vergogna in quella sua povertà e miseria, che non riusciva a dare forse di più ciò che avrebbe voluto, chissà, e non pensava certamente di essere osservata, probabilmente sperava di passare inosservata, eppure lo sguardo di Gesù ha fatto sì che questo gesto semplicissimo è diventato Vangelo. Ma ci pensiamo? Cioè, in realtà forse non era degno di nota a notare questi, potremmo dire noi oggi, centesimi, addirittura ecco, stanno sparendo, si arrotonda, no? E invece, quindi, non era degno di nota agli occhi degli uomini. Invece questo gesto così umile, così piccolo, ma così prezioso davanti a Dio perché fatto per amore, diventa Vangelo. Ecco perché vi dico, nell'invito che noi abbiamo di fare l'elemosina, è vero, a volte per scelte di vita, per altre condizioni, siamo poveri, forse non abbiamo molto da poter condividere in termini forse di ricchezza, di denaro, ma nessuno è così povero da non poter condividere quel poco che dà vita, che rende fecondi, che dà gioia. Davanti a Dio non è importante il molto e il poco, ma il tutto. Il tutto è quello che questa donna ha donato. E quindi non c'è, ripeto, nessuno così povero che non possa donare attenzione, un sorriso, speranza, ascolto. E questa condivisione è ciò che dà la vita. Infatti, proprio su questo argomento, proprio a farci capire che non si parla unicamente di denaro quando si parla di elemosina di carità, un altro testo ci invita ad allargare i nostri orizzonti, perché appunto tutti dobbiamo sentirci coinvolti nella carità, nell'elemosina, altrimenti che povero potrebbe dire non è per me, no? Al capitolo 3 degli Atti degli Apostoli, al versetto 1:10, abbiamo un altro testo molto noto di Pietro e Giovanni che salivano al tempio alle 3 del pomeriggio per l'ora di preghiera. E Luca ci dice che qui di solito, quindi davanti al tempio, veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta tem del tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Sono scene di vita che forse ci sono familiari ancora oggi. Quante volte davanti all'ingresso di tante chiese o di altri luoghi pubblici troviamo persone che chiedono l'elemosina. E non è un caso che si trovino davanti alle porte della chiesa, perché ha ragione. Questi uomini sperano che chi è timorato di Dio, chi ha fatto l'esperienza di amore, possa dare loro un gesto di attenzione. Ecco, quindi questo uomo era fuori e chiedeva l'elemosina dal tempio, no? Costui, ci dice ancora Luca, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere un'elemosina. Quindi si rivolge
a loro in un modo esplicito, non era semplicemente così, ti prego, fate l'elemosina, no? Cioè, li pregava di fare loro l'elemosina. Quindi anche agli apostoli viene fatta questa richiesta. Stiamo attenti, l'uomo chiede l'elemosina, ok? Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: guarda verso di noi. Ed egli si volse a guardarli sperando di ricevere da loro qualcosa. Anzitutto questo scambio di sguardi è molto importante. Loro fissarono lo sguardo su di lui e gli dissero: guarda verso di noi, no? La persona è sempre importante, è degna di essere guardata, degna di relazione. Questo è importante, non dimentichiamo quante volte anche Papa Francesco, parlando proprio della carità, dell'elemosina, ci chiede: ma quando hai fatto l'elemosina? Prima ci dice: sei passato dritto o ti sei fermato? Ma quando hai fatto l'elemosina, hai guardato negli occhi la persona o hai gettato una monetina con sufficienza? Hai toccato la carne del povero? Ecco, già c'è qui un primo contatto di sguardi. Questa persona è importante, guarda verso di noi. E lui si aspetta di ricevere qualche cosa, chissà, forse denaro, forse cibo, forse qualcos'altro. Pietro gli disse: non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Che bello. Non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Ecco quando dicevo l'elemosina come la condivisione del dono ricevuto. Pietro e Giovanni in verità non hanno denaro. Potevano sentirsi allora esentati dal dovere di dare attenzione a questo uomo. Potevano andare dritti nel tempio a pregare, ignorando forse questo uomo. Non sarebbe stato un culto gradito a Dio, no. Non sarebbe stato. Ci sono molti testi in questo senso. Dice: voi digiunate, fa litigi, alterchi, oppure la preghiera che si fa magari però senza prendersi cura di chi è nel bisogno. Allora, prima di pregare, Dio lo si è incontrato nel povero. Non possiedo né argento né oro, è vero, quindi non posso dartelo, ma quello che io te lo do nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Quindi non più l'elemosina tradizionale, ma addirittura condividono molto di più. Ecco perché, ripeto, siamo tutti interpellati dall'invito all'elemosina, anche chi non possiede denaro. Infatti, cosa fa ancora? Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Non solo lo sguardo di prima, ma adesso anche tocca la carne del povero. Non solo parole, ma lo prende per la mano destra e lo solleva. Quindi un aiuto concreto, ecco, proprio ricordando ancora una volta quello che ci dice Papa Francesco. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e balzando in piedi si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Ecco il vero miracolo. Cioè, di fronte alla povertà dell'umanità, il vero miracolo sono gli uomini. E così infatti Papa Francesco dice di San Giuseppe, in questo anno dedicato a lui, nella Patris Corde ci dice che di fronte alle difficoltà della Santa Famiglia Dio è intervenuto con un miracolo e questo miracolo è Giuseppe, lui che ha vissuto con coraggio creativo, con accoglienza, facendo spazio a quello che non aveva scelto ma che pure esisteva in tanti altri modi e prendendosi cura delle necessità della Santa Famiglia, di Maria e poi di Gesù. Questo è il vero miracolo. Così anche in questo caso Dio agisce attraverso la mediazione umana. Ecco, il grande miracolo sono gli uomini. E questo uomo, toccato dalla grazia, non può fare a meno che unirsi ai due apostoli e per lodare Dio. Ma ancora un altro testo per dire come veramente dobbiamo allargare e dobbiamo aprire i nostri orizzonti ad altre povertà, per potercene prendere cura, come fa Dio, perché Dio si prende cura di tutto l'uomo, non solo di quei bisogni materiali. Allora, un ultimo testo è quello degli Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetti 34 e 48. Allorquando Pietro viene invitato attraverso una visione, poi perché è chiamato materialmente, ad andare a casa di Cornelio, che era un pagano.
Ma a un certo punto, quando finalmente giunge nella casa, dopo le sue prime resistenze e dopo aver udito da Cornelio stesso il perché dell'invito, Pietro dirà così: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque popolo appartenga. Quindi Pietro, che aveva le sue convinzioni religiose, le sue resistenze, adesso si rende conto che c'è una nuova povertà che grida a lui. Questi uomini hanno bisogno di sentire l'annunzio di Dio, l'annunzio della verità. Un'altra povertà verso la quale bisogna dare attenzione, bisogna prendersene cura. E quindi, continuando il suo discorso, annunzia il kerygma, annuncia la salvezza che viene da Dio attraverso Gesù Cristo. E il testo, continuando, dice: Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro prende atto e disse: chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Ecco, allora l'elemosina o la carità non è nient'altro che condividere i doni ricevuti, siano essi materiali, sia se abbiamo pochissimo, anche quel poco è prezioso, sia anche altre povertà, no? Anche quando non abbiamo soldi possiamo dare attenzione, sguardo, vicinanza, ascolto e poi l'annunzio della verità. Questo è un grande atto di carità. Infatti, su questa linea, non è forse questo a cui ci invita anche la nostra regola di vita e con la nostra prospettiva carismatica? In tutta la nostra vita noi siamo chiamati a sicuramente a condividere quei doni che abbiamo ricevuto. E a 360 gradi, dice la nostra regola di vita, che abbandonandoci a Maria, numero 3, non vogliamo trattenere per noi il dono ricevuto, cioè il dono dell'incontro con Dio, il dono dell'incontro con la pace. E quindi con gioia dichiariamo la nostra disponibilità totale perché la Regina della Pace ci usi come suoi strumenti per il compimento del piano salvifico del Padre, cioè il Padre desidera che tutti gli uomini siano salvati, ma c'è una grande povertà perché molti uomini non conoscono l'amore di Dio. Ecco, noi vogliamo rispondere primariamente a questa povertà. Infatti, il numero 5 della regola dice ancora che le nostre comunità desiderano servire la Chiesa vivendo nella preghiera e nella semplicità della vita comune il dono e l'offerta dell'esperienza della pace, siamo chiamati a condividerla. E ancora, numero 7, la pace è un dono che va implorato, sofferto e umilmente condiviso, quindi partecipato. E anche quando, ovviamente, se questo è il nostro dono primario che vogliamo condividere, infatti anche i regolamenti ci dicono che la nostra famiglia ecclesiale desidera offrire all'uomo che ne è sinceramente alla ricerca il medesimo cammino di pace che ci fa fare Maria, dando attenzione, cura e tempo primariamente alla persona, al suo diritto alla verità, al bisogno di amore e di guarigione, facendosi carico delle sue ferite. E ancora, ci sono tanti altri punti che parlo di questo. Data la povertà spirituale dell'uomo di oggi, la forma più urgente di accoglienza e di carità è l'annuncio della verità. Se questo è vero, che la prima forma di povertà che noi vogliamo, verso la quale andiamo incontro, è anche vero che vogliamo anche pensare anche alle necessità materiali. Ecco perché, mentre professiamo che le nostre risorse economiche sono la fiducia in Dio e l'abbandono alla divina provvidenza, crediamo che se noi viviamo di fede, nella preghiera, impegnati nel Vangelo della pace, lavorando con le nostre mani, ma anche mettendo a frutto i doni intellettuali, il Signore non solo non ci farà mancare il necessario, ma ci permetterà di condividere i suoi doni con i più poveri. Quindi
Quindi anche abbiamo questa apertura evidentemente a condividere anche il frutto del nostro lavoro, anche il frutto del nostro digiuno nei confronti degli altri. Quindi che in questa Quaresima ci sentiamo stimolati a vivere in profondità quello che già la nostra regola ci dice. Quindi un condividere i doni che abbiamo ricevuto a 360 gradi, materiali, di capacità intellettuali o anche capacità lavorative, ma anche e soprattutto l'annunzio della verità. E il dono della pace che noi abbiamo ricevuto. Passiamo anche al secondo punto, che è la preghiera. Partiamo sempre dal testo di Matteo. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E poi ancora introducendo il Padre nostro, pregando non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. No, dice Gesù, il Padre sa ciò che avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Quindi per la preghiera siamo invitati a entrare a pregare nel segreto e con fiducia, non serve spiegare parole, il Padre sa, quindi segreto e fiducia. E questo significa avere un rapporto filiale permanente, perché solo chi si sente veramente figlio non deve chiedere le cose al Padre anche di fronte agli altri, lo può fare nel segreto e poi ha un'estrema fiducia perché si sente figlio. Anche in questo caso vediamo alcuni testi che ci possono aiutare. Il primo è Luca capitolo 18, versetti 9-14, che è la parabola del fariseo e del pubblicano, ma io la vorrei quasi quasi rinominare in questo contesto la preghiera gradita a Dio. Perché noi abbiamo questi due uomini, no? Almeno Gesù ce li presenta, due uomini andano al tempio e li presenta un po', se vogliamo, attraverso quelle categorie di quel tempo. Uno era fariseo e uno era pubblicano. Quindi anche se non conosciamo i loro nomi, anche se non sappiamo chi fossero, le categorie la dicono lunga, perché fariseo era tradizionalmente chi era osservante della legge, se vogliamo, vicino a Dio. Mentre col termine pubblicano si intendono quei peccatori pubblici perché si erano messi a servizio dei favori degli stranieri, quindi del popolo romano in quel caso, quindi contro gli interessi dello stesso popolo di Israele. Quindi uno era, se vogliamo, un giusto, un santo, un altro era un peccatore, almeno il punto di partenza iniziale. Il fariseo, stando in piedi, pregava così, ecco. Vedete, si parla di preghiera, ecco perché mi piace rinominarlo la preghiera gradita a Dio. Il fariseo prega così. Pregava così tra sé, quindi è sicuro di sé, no? Pregava, ma vedremo che in realtà parlava a se stesso. Infatti pregava così tra sé. Oh Dio, ti ringrazio. Beh, in realtà l'incipit è molto lodevole, perché si sta parlando, si sta rivolgendo a Dio e poi inizia con una preghiera di ringraziamento. Neppure come tante volte forse noi facciamo che iniziamo subito con la supplica, con la richiesta. Inizia con il ringraziamento, quindi l'incipit è ottimo. Ringrazia e non chiede. Ti ringrazio perché? Perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti e adulteri. Inizialmente forse non ha una conoscenza di sé, no? Perché è troppo sicuro di sé. E si oppone a colui che si presenta come io sono. Cioè, Dio è io sono, no? E lui dice: ti ringrazio perché io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Cioè, in realtà, dopo un incipit carino, se vogliamo, e inizia a ripiegarsi su se stesso. Oddio, ti ringrazio perché non sono. Quindi si ripiega su se stesso. Ma se vogliamo, non sono ladro. Benissimo, potremmo dire. Non sono ingiusto. Va bene pure. Non sono adultero, ottimo.
però poi disprezza il suo fratello e neppure come questo pubblicano. E forse proprio ciò che disprezza invece poteva essere la via della sua salvezza, cioè riconoscersi peccatore. Cioè lui in questo momento sta disprezzando quello che invece poteva essere per lui la via della salvezza, riconoscere che anche lui era peccatore e che aveva bisogno di salvezza. Il pubblicano, nel quale non vuole riconoscersi, è la parte più profonda del suo io che però non accetta. Sì, non era forse ladro, forse non era ingiusto, non era adultero, anzi più avanti dirà: digiuno 2 volte a settimana, pago le decime di tutto quello che possiedo. Cioè, se vogliamo, ottimo, no? Ma in realtà disprezzava gli altri uomini, neppure come questo pubblicano. In fondo, era la parte nascosta che lui non stava accettando. Se vogliamo, era ripiegato su di sé: non sono, non sono, non sono, oppure pago le decime, digiuno 2 volte a settimana. Se vogliamo, questo uomo era eticamente, per molti aspetti, se vogliamo, corretto, per molti aspetti, ma il suo cuore non era rivolto a Dio, era piuttosto lontano da Dio, rivolto a se stesso. D'altra parte, invece, il pubblicano, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo. Il pubblicano, ha una postura molto diversa rispetto a quella del fariseo. In piedi pregava tra sé. Lui, invece, questa postura è un'espressione di un profondo sentire. Quasi quasi non osava neppure alzare lo sguardo al cielo. Come segno di quello che sentiva interiormente, si sentiva veramente povero, veramente peccatore. Il suo peccato era reale. Il suo peccato era reale, no? Ma si batteva il petto dicendo: Dio, abbi pietà di me, peccatore. Anche se non riusciva ad alzare gli occhi al cielo, il suo cuore era rivolto a Dio. Questo è quando noi parliamo di conversione al Signore. L'altro, il fariseo, forse aveva fatto una conversione etica. Non rubava, non era ingiusto e non era un adultero, benissimo, no? Ma il suo cuore non era rivolto a Dio, solo una conversione etica. Questo uomo, invece, il pubblicano, forse ancora non si era staccato dal suo peccato, ma riconoscendolo e chiedendo perdono, si rivolgeva veramente a Dio. Il suo cuore era già ben indirizzato, rivolto a Dio. Il gesto quindi è in accordo con le parole, è una preghiera vera, rivolta a colui che solo può perdonare il peccato. Ecco perché Gesù potrà dire: ti sono perdonati i tuoi peccati, vai in pace, no? In realtà la risposta di Gesù è proprio un messaggio scandalo, perché lui dice: io vi dico che questi, cioè il pubblicano, tornò a casa sua giustificato, a differenza del primo. Veramente era un messaggio scandalo in quel tempo. Perché da tutti era creduto pacificamente che il fariseo era il prototipo di santità, il prototipo di persona vicina a Dio. E invece Gesù dice: no, quel pubblicano che tutti voi disprezzate, poiché aveva avviato la sua conversione a Dio, il suo cuore si è rivolto a Dio, questo ottiene misericordia e perdono. Questo torna a casa sua giustificato. Veramente bellissimo questo testo. Ma accanto a questo testo ce n'è un altro che ci invita sulla preghiera. Quindi, se la preghiera gradita a Dio è quella che con fiducia si rivolge a lui, cioè c'è un parlare direttamente con Dio e non un ripiegamento su di sé come il fariseo, un altro aspetto della preghiera ci viene dal testo di Tobia. Libro di Tobia, capitolo 3, più o meno tutto il capitolo 3, sì. Perché Dio ascolta la preghiera e va oltre. Questo testo è bellissimo. Talvolta si parla poco di questo testo, per cui forse mi soffermo un pochino di più. E ci troviamo, appunto al capitolo 3, nella situazione in cui l'autore di questo testo ci presenta i vari personaggi. E da poco era stato presentato la figura di Tobi, che era un uomo veramente irreprensibile, molto giusto, però sappiamo le sue vicende. Mentre riposava nella notte, è stato colto dagli escrementi ancora caldi degli uccelli sugli occhi, per cui è rimasto cieco. Poi ha alcune vicende in casa e
un'umiliazione che riceve dalla moglie la porta ad una sofferenza tale al punto da invocare la morte, adesso lo vedremo. E subito dopo l'autore ci presenta che quasi in contemporanea, in tutt'altra zona, un'altra persona, Sara, una donna, e che poi sarà la moglie di Tobia, e anche lei si trovava vedova senza mariti, viene oltraggiata dalla sua serva, la quale ritorna sulla sua ferita, dice: "Ma dico, pensi di uccidere anche me come ho ucciso i tuoi 7 mariti?" E di fronte a questa grave umiliazione, anche Sara invoca la morte perché è troppo doloroso. Vediamo cosa succede. Vi leggo. Toby, con l'animo affranto dal dolore, Toby, sospirai e piansi. Poi iniziai questa preghiera di lamento. Tu sei giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei il giudice del mondo. Ora ricordati, Signore, di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati, per gli errori miei e dei miei padri. Violando i tuoi comandamenti abbiamo peccato davanti a te. Ci hai consegnato al saccheggio, ci hai abbandonato alla prigionia, alla morte e ad essere la favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti tra le quali ci hai dispersi. Ora, quando mi tratti secondo le colpe mie e dei miei padri, veri sono tutti i tuoi giudizi. Perché non abbiamo osservato i tuoi comandamenti, camminando davanti a te nella verità. Agisci pure ora come meglio ti piace. Da ordine che venga presa la mia vita, in modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la morte alla vita. Gli insulti bugiardi che mi tocca sentire destano in me grande dolore. Signore, comanda che sia liberato da questa prova, fa che io parta verso la dimora eterna. Signore, non distogliere da me il tuo volto. Per me, infatti, è meglio morire che vedermi davanti a questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare. Per cui, di fronte a questo grande dolore, Tobi prega il Signore e invoca la morte più volte. La invoca. Per me è meglio morire, fammi andare nella dimora eterna. Nello stesso giorno, qualche versetto più avanti, il versetto 10 del capitolo 3, nello stesso giorno Sara, figlia di Raguele, salto un pochettino, no? Capitò di sentirsi insultare da parte di una serva di suo padre, poiché lei era stata data in moglie a 7 uomini, ma Asmodeo, il cattivo demonio, glieli aveva uccisi prima che potessero unirsi con lei, come si fa con le mogli. E quindi questa serva l'aveva insultata e poi a un certo punto andiamo subito alla preghiera. Lei voleva suicidarsi, poi ha detto: "No, se io mi suicido farò morire mio padre prematuramente, è meglio che io invochi la morte da Dio." E quindi così prega. In quel momento ecco, tese le mani verso la finestra e pregò. Benedetto sei tu, Dio misericordioso, e benedetto è il tuo nome nei secoli. E a te innalzo il mio volto e i miei occhi. Comanda che io sia tolta dalla terra, perché non debba più sentire insulti. Tu sai, Signore, che sono pura da ogni contatto con uomo e che non ho disonorato il mio nome né quello di mio padre nella terra di esilio. Io sono l'unica figlia di mio padre." E va avanti e poi dice: "Se tu non vuoi che io muoia, guarda a me con benevolenza che io non senta più insulti", no? Però anzitutto chiede di essere tolta dalla vita, di morire, dice, ma altrimenti liberami. L'autore dice che in quel medesimo momento la preghiera di ambedue fu accolta davanti alla gloria di Dio. Quindi noi potremmo immaginare che sono morti, perché entrambi hanno invocato la morte. Invece, e fu mandato Raffaele a guarire tutti e due, a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse la luce di Dio, e a dare a Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, e così scacciare da lei il cattivo demonio Asmodeo. Sembrerebbe una contraddizione. Entrambi chiedono la morte e si dice la loro preghiera fu
fu esaudita, fu accolta, ma vennero guariti. Sì, perché in realtà a volte, come in questo caso, noi non sappiamo che cosa sia conveniente domandare e chiediamo alcune cose, ma in realtà questi due uomini invocavano la morte perché volevano vivere. Sembra un assurdo, un paradosso. Ciò che loro effettivamente volevano è poter vivere, vivere in pienezza. Ma di fronte a questo dolore pensavano forse è meglio la morte. E invece no, Dio li esaudisce, ma nel loro vero bene. Questo è un altro aspetto che dobbiamo recuperare dalla preghiera, perché a volte appunto noi preghiamo con insistenza, chiediamo al Signore alcune cose, meglio, noi chiediamo al Signore alcune cose e non ottenendo quello che noi avevamo chiesto, pensiamo che il Signore non ci ascolta, non ci esaudisce. Ma in realtà Dio che è Padre ci esaudisce in ciò che è veramente buono per noi, nel nostro vero bene, va oltre. Quindi nella preghiera Dio ascolta, ma va oltre quello che noi chiediamo, coglie ciò che veramente noi avremmo desiderato, perché ciò che effettivamente entrambi desideravano è di poter vivere e Dio li ascolta. Ma nella preghiera, ecco, serve allora questo abbandono totale, un po' lo stesso che ha Gesù quando si consegna al Padre. Nel Getsemane dirà: Padre, se è possibile, passi da me questa via. Quindi esprimo ciò che voglio, ma sia fatta non la mia, ma la tua volontà. E l'autore della lettera agli Ebrei, al capitolo 5, dice proprio questo: dice, nei giorni della sua vita terrena, Cristo offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime, Getsemani, a Dio che poteva salvarlo dalla morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Anche qui noi rimanemmo e potremmo restare scioccati. Com'è? Cioè, ha gridato a Dio con preghiere, suppliche e lacrime di essere salvato dalla morte ed è stato esaudito? Ma in realtà al Getsemani, dopo il Getsemani arriva il Calvario. In che senso è stato esaudito? Perché appunto la morte non l'ha potuto trattenere. Quindi Dio ascolta, ma va oltre. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì. Era necessario quella via, era necessario, ma Dio ha ascoltato la preghiera del figlio. È passato alla morte, ma è stato salvato dalla morte, risorgendo. E quindi quanto è importante questo abbandono totale nella preghiera. Un abbandono totale che spesso si esprime nel silenzio, non serve dire parole. C'è un salmo bellissimo, il Salmo 37, che dice: sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Poi certo, dal Catechismo della Chiesa Cattolica potremmo vedere tutto ciò che riguarda la preghiera, anzi vi rinvio a questo, perché la preghiera è anche lode, adorazione, intercessione, supplica, ma la preghiera ha anche una dimensione di fatica. Ma ecco, riprendiamo, approfondiamo questo patrimonio, che poi in realtà anche la nostra regola di vita ci invita costantemente. Noi diciamo ripetutamente che ci sentiamo quasi chiamati da Maria nel Cenacolo, in una scuola di preghiera, perché è lei che ci insegna la preghiera del cuore. Non si tratta, l'abbiamo ripetuto molte volte, di dire molte parole, ma nell'intimo del cuore di fare spazio a Dio, di incontrarlo, di dare ascolto, di parlare cuore a cuore, ma soprattutto di ascoltare. Ascolta Israele. E poi sono tante forme di preghiera che possono veramente aiutarci, dalla celebrazione eucaristica, che è il culmine, fonte e culmine di tutta la vita cristiana, quindi anche per noi, all'adorazione, quindi all'Eucaristia che viene ancora adorata, e poi la liturgia delle ore, per cui ritmiamo tutta la giornata, l'ascolto della parola, il rosario, ecco, tante forme di preghiera che possono veramente aiutarci a tenere il cuore in Dio. E in ultimo, anche se più brevemente, perché forse mi sono dilungato, riguarda il digiuno. Ancora una volta partiamo dal testo di Matteo, dove Gesù dice: quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ancora una volta, il digiuno nel segreto, ma anche nella gioia. Lavati il volto, profumati il capo. Quindi
nel segreto e nella gioia. Quindi è un'offerta, possiamo tradurla come un'offerta per amore che rende feconda la vita. Noi dobbiamo, stiamo allargando, vedete, i concetti. L'elemosina non è solo l'elemosina, ma è una carità, quindi una condivisione dei doni ricevuti. Abbiamo allargato così la preghiera. È veramente un'esperienza di figli che nei confronti di Dio con fiducia. E così il digiuno è l'offerta per amore che rende fecondo la vita, perché solo ciò che noi offriamo con amore e per amore ci rende padri, ci rende madri e dà vita anche agli altri. Mi piace partire quasi quasi qui da un'esperienza che mi hanno condiviso una famiglia a me cara alcuni giorni fa, quando ho ricevuto un messaggio che una giovane famiglia, papà, mamma e due figli, che sono ragazzini, per la prima volta hanno digiunato pane e acqua insieme nella gioia. Io ero intimamente commosso. È possibile ancora oggi che una famiglia digiuni unita con gioia per amore, se ci sono motivazioni forti? Certo, nella scrittura sono tanti gli esempi di digiuno e non dimentichiamo che il digiuno è una pratica che un po' coinvolge tutte le religioni, perché è veramente uno strumento che aiuta moltissimo nella libertà di incontrare Dio. Sicuramente Gesù è il primo esempio, è colui che ha digiunato nel deserto per 40 giorni ed è stato sicuramente uno strumento di grande libertà interiore, tant'è vero che di fronte alla prima tentazione del demonio, perché alla fine dei 40 giorni, evidentemente, ci dice Matteo, ebbe fame. Cosa fa il demonio? Lo tenta alla fine, proprio su quel suo punto debole. Dopo aver digiunato 40 giorni, aveva fame. E quindi, ma di che queste pietre diventino pane? Ma Gesù, che è vero, aveva fame, poteva quasi quasi dire: beh, ho concluso i miei 40 giorni, potrei anche farlo. Non cade nella tentazione, proprio perché ormai è libero, ha fatto l'esperienza che si può vivere anche digiunando, e quindi non di solo pane vive l'uomo, ne ha appena fatto esperienza per 40 giorni, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ecco, questa libertà interiore che ci dà il digiuno, perché ci porta a ciò che è essenziale, per cui molte cose che noi riteniamo invece così importanti, senza le quali non possiamo vivere, possono essere veramente relativizzate. Quindi si potrebbe meditare su questo testo, Matteo capitolo 4, versetti 1-11, oppure un altro testo, il libro di Ester, capitolo 4, versetto 15, si vede come il digiuno anche è una potenza alla preghiera. Infatti, quando la regina Ester si trovava in profonda angoscia perché doveva presentarsi al re Assuero per chiedere la grazia, Ester mandò da Mardocheo, l'uomo che era venuto da lei, e gli fece dire: va e raduna i giudei che abitano a Susa e digiunate per me. Per 3 giorni e 3 notti non mangiate e non bevete, anch'io e le mie ancelle digiuneremo. Allora, contravvenendo alla legge, entrerò dal re anche se dovessi morire. Mardocheo andò e fece tutto quello che Esther gli aveva ordinato. Ecco, vedete, il digiuno per prepararsi agli eventi importanti, per potenziare la preghiera che dopo lei farà nei confronti di Dio. Quindi un'altra caratteristica importante. E poi dopo dà il coraggio, proprio perché potenzia la preghiera, mi presenterò al re e se devo morire, morirò. Ho ancora un altro testo, quello di Giona, capitolo 3, versetti 5-10, come il digiuno dispone alla conversione. Lo sappiamo, di fronte a quell'annunzio di Giona, ancora 40 giorni Ninive sarà distrutta. Il re, nonostante fosse un re e una città pagana, diede ascolto a queste parole di Giona. Tutti si radunarono e quindi il decreto del re era questo: uomini e animali, armenti e greggi non gustino nulla, non pascolino e non bevono acqua. Uomini e animali si coprono di sacco e Dio si è invocato con tutte le forze. Chissà che non cambi e si ravveda e deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. E così avvenne. Quindi il digiuno come disposizione interiore alla conversione. In realtà anche la nostra regola di vita, che attinge dal patrimonio della Chiesa e da quando la nostra Madre Maria ci invita,
e riprende questi aspetti del digiuno. Anzitutto siamo invitati, come si dice nella regola punto 2, di vivere, siamo invitati da Maria a vivere con letizia il digiuno, l'offerta, la penitenza, con letizia. Diversamente cadremmo in quella categoria di quegli uomini che si sfigurano per farsi vedere dagli uomini. Solo l'offerta con amore è gradita a Dio. Allora possiamo scegliere con gioia di digiunare in questo tempo di Quaresima, perché per tutti questi strumenti, per questi fini, c'è la libertà interiore, la disposizione interiore alla conversione, il potenziamento della preghiera. Così il numero 9 ci dice che il nostro ministero di intercessione trova il suo fondamento e la sua pienezza nel ministero di espiazione, quindi proprio perché siamo in grado di offrire, di sacrificarci per gli altri, la nostra intercessione diventa vera. Non è che prego semplicemente per un altro perché mi è stato chiesto, ma io sono disposta a unire alla preghiera anche l'offerta di un sacrificio, e sono pronta a sostituirmi perché l'altro possa avere la pace. Proprio la nostra regola richiama alla responsabilità che abbiamo di fronte al mondo da salvare, offrendo la nostra vita con i suoi piccoli sacrifici. Abbiamo poca cosa da dare, ma non dimentichiamo l'offerta della vedova, quei due spiccioli. O ancora, desideriamo vivere con amore la penitenza, il sacrificio e il digiuno, sia interiore sia esteriore, come esigenze evangeliche indispensabili a corroborare la preghiera di intercessione e il ministero dell'espiazione. Sì, vogliamo offrire con amore, proprio per corroborare, vedete? Oppure ancora il digiuno, che è frutto, espressione e potenziamento della preghiera, è come la preghiera un dono del Signore, lo riconosciamo. Cioè, quindi il digiuno è frutto, espressione e potenziamento della preghiera, e noi lo viviamo anche come atto di ringraziamento a Dio per i suoi benefici. Vedete quante dimensioni ha il digiuno che dovremmo riscoprire, anche il ringraziamento. Poi ci aiuta a liberarci dalla schiavitù e primariamente dal peccato, favorisce il dominio di sé, apre il cuore alla carità verso i poveri, perché effettivamente ciò che noi mettiamo da parte per il digiuno siamo chiamati a condividerlo anche con i poveri. Inoltre, il venerdì ci aiuta a fare memoria della passione di Gesù. Nei giorni di vigilia ci prepara all'attesa del Signore che viene. Quante dimensioni ha il digiuno, se noi potessimo riscoprirlo. E in realtà possiamo anche allargare, pensare con creatività e, oltre al digiuno, a pane d'acqua o rinunciando a qualche pasto, a rinunciare a tante altre cose che sono superflue per questa libertà più grande, più preziosa. E sapendo che poi la gola è la porta dei vizi, in realtà il digiuno è come quasi uno sbarrare questa porta a tutti i vizi. Ecco, allora siamo verso la conclusione. Abbiamo parlato dell'elemosina, abbiamo parlato della preghiera, abbiamo parlato del digiuno come degli strumenti che la Chiesa ci offre per vivere questo tempo di Quaresima, ma io vorrei concludere con un ultimo testo brevissimo per dire che Dio che ci ha dato questi strumenti è anche libero da questi strumenti, perché Dio può sempre intervenire in qualsiasi modo. Ecco perché dobbiamo lasciarci stupire, dobbiamo custodire questa libertà interiore per lasciarci stupire di fronte al passaggio di Dio. Del resto, come si dice nel libro dell'Apocalisse, io sto alla porta e busso. Se uno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Quindi stiamo attenti, rimaniamo in ascolto di fronte al suo passaggio, che può avvenire anche nei modi più impensabili. Ecco perché voglio concludere invitandovi a meditare su un testo, secondo libro del Re, capitolo 5, versetti 1-14, che è il brano della guarigione di Naaman, il Siro. Perché è questo testo? Perché in questo testo si vede come Dio passa, sì, ma passa attraverso la fragile mediazione umana nel modo in cui noi non ce l'aspettiamo. In questo testo, che poi anche Gesù citerà Naaman il Siro, no? In questo testo si dice che Naaman era un comandante dell'esercito del re di Aram. Quindi era un personaggio autorevole presso il suo Signore, e perché per suo mezzo il Signore
aveva concesso la salvezza agli aramei. Essendo Dio, Dio di tutti, Dio già aveva agito per mezzo di Naaman, il Siro, anche se lui non conosceva il Signore, anche se lui era un pagano. Qui si dice che per suo mezzo il Signore aveva concesso la salvezza agli aramei. Dio è veramente Dio di tutti, no? E agisce anche a nostra insaputa. Però, nonostante questo uomo era forte, valoroso, era una persona importante, si aggiunge era lebbroso. E noi sappiamo il valore della lebbra in quel tempo, no? Faceva molta paura, le persone venivano alquanto allontanate, no? Quindi era una grave malattia a rischio di emarginazione. Di fronte a questa malattia, lui non sa come curarsi, ma in casa sua Naaman aveva una serva che era una giovane di Israele, che era stata una giovane ebrea che era stata deportata lì in ostaggio, ed è questa ragazzetta che dice alla padrona: "Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla lebbra." Cioè, c'è una fiducia estrema. È una serva che indica la via della salvezza. Cioè, lui non sapeva come fare, ma attraverso una serva dice: "Guarda, se va in Samaria dal profeta, sicuramente sarà guarito, no?" Allora Naaman, avendo sentito questa parola, quasi quasi si riaccende la speranza di una guarigione e va a riferire al suo signore, quindi al re. La ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così. Quindi si riaccende la speranza, forse ha un pensiero magico, magari perché non conosce il Signore, forse aveva un pensiero magico, vado da quel profeta, chissà cosa farà e mi guarirà. E il re di Aram lo incoraggia: "Sì, va, io stesso invierò una lettera al re di Israele." E quindi lui parte, ci dice il testo, prendendo con sé 10 talenti di argento, 6.000 sicli d'oro, 10 mute di abiti, e poi portò la lettera del re di Israele, nella quale si diceva: "Orbene, insieme a questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla lebbra." Quindi vediamo che c'è in qualche modo un'idea erronea. Lui va con tutti questi doni quasi che deve comprarsi la guarigione, no? E sembra quasi che bisogna comprare e meritare la salvezza. Per loro era la via ordinaria, no? Ho bisogno di qualcosa, me la pago, no? E invece la lettera del re di Israele cioè la lettera farà infuriare il re di Israele, perché lui penserà che è quasi un pretesto per una lotta. Dice: "Ma chi sono io per poter guarire dalla lebbra? Sono forse Dio?" Quindi il re riconosce di essere creatura, sa stare al suo posto, non so farlo, ma quasi quasi legge questo gesto come un pretesto per la guerra. Invece gli viene suggerito di andare dal profeta. E quindi sarà lo stesso Eliseo che dice: "Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga qui da me e saprà che c'è un profeta in Israele." Quindi Naaman si avvia per andare da Eliseo. Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: "Va, bagnati 7 volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato." Vedete, lui va finalmente da Eliseo, ma Eliseo non esce dalla sua casa, ma gli manda un messaggero, pensate, ancora una volta un servo. Lì era stata la piccola serva a dire: "Ah, se il mio signore andasse dal profeta." E adesso non è Eliseo stesso il profeta, ma Eliseo manda un suo servo a dire: "Vai e bagnati 7 volte nel Giordano e sarai purificato." È una richiesta che può sembrare veramente strana, banale, ma in realtà non importa cosa, ma ciò che è importante è l'obbedienza. Infatti è come se potremmo dire con San Paolo: noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, cioè la grazia di Dio non passa perché ci sono cose straordinarie, ma passa in un modo molto umile. Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i forti, ciò che è disprezzato per confondere appunto i sapienti.
Quindi il tesoro, che è la grazia di Dio, passa attraverso le vie impensabili, appunto vasi di Creta. Però Naaman si sente urtare di fronte a questa risposta, si sdegnò e se ne andò via dicendo: ecco, io pensavo, la durezza del cuore, la resistenza dovuta ai propri preconcetti, c'è la presunzione di conoscere la via della salvezza e quindi c'è un'assenza di stupore, di docilità, cioè è contrario, vedete, lui aveva un suo pensiero, poiché aveva la sua richiesta, la sua preghiera, poiché non ottiene ciò che lui pensava, ciò che lui chiedeva, ciò per cui lui pregava, ecco che se ne va sdegnato e vuole abbandonare tutto. È così lontano invece da quell'atteggiamento di Gesù che dirà: oh, io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché tu hai nascosto queste cose sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, la grazia di Dio passa in altre vie e solo chi è capace di lasciarsi stupire può cogliere queste vie. Davvero le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così le mie vie distano dalle vostre. Ma è l'obbedienza che salva e che fa miracoli. Però lui stesso riuscirà a tirar fuori qual era il suo pensiero. Dice: certo, io pensavo e sicuramente verrà, stando in piedi, invocherà il suo Signore, toccherà la parte malata. Ecco, si era fatto una sua idea, una concezione, ma un pensiero magico, no? Quasi quasi un bisogno di controllare la realtà. Sembra quasi che lui sa come deve avvenire la salvezza, solo che non la possiede, no? Vuole dare una spiegazione razionale a tutto, mentre quel andarsi a bagnare il Giordano, che sembra così banale, significa uscire dagli schemi. Infatti lui borbotta: forse mancano fiumi nel mio paese, anzi migliori di quelli di Israele, non potevo andare lì a bagnarmi, no? Ma ancora una volta, colpo di scena, per la terza volta, sono ancora dei servi che si fanno strumenti della grazia. Sono loro che diranno: Padre mio, ma se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai purificato. Cioè, ma se il servo ti avesse detto di fare chissà chi, forse l'avresti fatto, ma adesso che ti ha detto una cosa piccola, fallo. C'è l'umiltà, la capacità di lasciarsi guidare. Ancora una volta, vedete, sono i servi a vederci bene, proprio perché sono piccoli, proprio perché sono umili, e sono loro a indicare la via della salvezza. Prima la servetta, la schiava, se vogliamo, poi il servitore di Eliseo, adesso i servi dello stesso Naaman. Allora scese nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo, era purificato. La salvezza, vedete, è un dono gratuito. E quindi mi sembra che questo è più importante. Utilizziamo sicuramente gli strumenti che la Chiesa ci offre, ma al tempo stesso un cuore libero, aperto, docile, capace di lasciarsi stupire, perché la grazia di Dio passa nei modi che noi spesso non pensiamo. Ecco, a conclusione di questo incontro vi do la benedizione e poi che si possa ritornare più volte su queste riflessioni e spezzettarle un po' alla volta nel tempo, per evitare di fare indigestione, un po' alla volta. Abbiamo tutto questo tempo di Quaresima e anche oltre per vivere ciò che abbiamo condiviso. Che il Signore ci benedica tutti, per intercessione di Maria, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria a tutti e buona Quaresima.